Buongiorno carissimi, bentrovati in questa terza domenica del nostro tempo di Pasqua. Nella prima lettura troviamo San Pietro, siamo al capitolo 2 dopo il dono dello Spirito a Pentecoste che a voce alta prende la parola e dice: Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Pietro con gli undici si alzò in piedi e questo alzarsi in piedi è il segno un po' della risurrezione, dello stare in piedi come noi stiamo in piedi nella liturgia eucaristica, nell'ascolto del Vangelo, accogliendo il Cristo risorto che parla in mezzo a noi. E allora ecco che diventa importante come questo annuncio di Pietro viene fatto con grandezza, con fortezza. Boh, poi forse noi potremmo alzare la voce quando ci arrabbiamo nei confronti di qualcuno per far emergere il nostro pensiero, accavallare anche il nostro dire rispetto all'altro. Invece Pietro prende la parola per annunciare la risurrezione di Cristo. Non era possibile che la morte lo tenesse prigioniero. Allora siamo io e te uomini e donne della risurrezione, viviamo della risurrezione di Cristo, oppure come discepoli di Emmaus, brano del Vangelo di oggi, capitolo 24 di Luca, ce ne torniamo nei nostri ambienti, nelle nostre cose con un po' di tristezza per quello che è accaduto, per le vicissitudini della nostra esistenza, le guardiamo con una sorta di amarezza. Cleopa che rifulge a noi come quella persona che tutto sa, tutto conosce, ma si perde un po' nella pratica. Un conto è sapere, un conto è il compiere, il fare. Tant'è vero che la tristezza emerge ancora di più nel loro cuore. Ma Gesù, che si avvicina a questi due discepoli che tornano da Gerusalemme a Emmaus, si accosta e chiede loro in maniera molto tranquilla di che cosa state parlando lungo la via. Quindi Cleopa racconta tutto, anche in maniera un po' sorpresa, come se questo viandante fosse all'oscuro di tutto, ma com'è possibile? E Gesù riscalda il loro cuore attraverso la parola di Dio. Quindi Gesù illumina la sua vita con la parola di Dio. Quanto io e te illuminiamo la nostra vita con la parola del Vangelo, con la Sacra Scrittura? Quanto le cose che ci accadono hanno nella parola di Dio un conforto, una luce, un sostegno? I discepoli poi si rendono conto che il loro cuore si riscalda perché Gesù li aiuta a saper leggere la vita con la scrittura. Chissà se anche noi leggiamo la nostra vita per mezzo della parola del Signore. Poi rimane in casa, Gesù viene accolto, resta con noi perché si fa sera, quindi quel desiderio di convivialità, quel desiderio di stare insieme con delle persone che realmente rendono la nostra vita un po' particolare, anche speciale. E nella frazione del pane, nell'Eucarestia, viene riconosciuto Gesù. Allora mi chiedo e ti chiedo se realmente noi nella Eucarestia ci crediamo alla presenza di Gesù, alla presenza reale di Gesù. Io sono sempre dell'idea che le nostre celebrazioni si sono un po' sguarnite, forse è vero, cioè abbiamo poche persone che vengono. Ma forse una grande realtà di quello che era nel cuore della persona. Io sono rimasto un po' a quest'idea che la pandemia ci ha fatto vedere cosa realmente c'era nel nostro cuore. Se quando abbiamo avuto la possibilità di uscire dalle nostre case, non abbiamo desiderato di andare a ricevere l'Eucaristia, di incontrare Gesù, potremmo dire di avere una grande fede, un grande amore per il Signore? Ad oggi ci sono forse tante persone che rimangono dietro gli schermi e non desiderano andare a una celebrazione della messa, si accontentano della messa in televisione, la comunione, l'Eucarestia, ricevere Gesù, pane di vita. Ecco, i discepoli gioirono tantissimo perché hanno riconosciuto il Signore e sono tornati dagli undici a dire che il Signore è realmente risorto. Chissà quanta gioia nel nostro cuore c'è. Se c'è è perché abbiamo incontrato Gesù realmente, ne abbiamo fatto esperienza. Nella prima lettera di San Pietro, voi sapete che non a prezzo di cose effimere come argento e oro foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. È Gesù il mio Salvatore, il mio Liberatore, il mio Redentore, la mia vita. Che mi aiuta, cioè la vita che mi aiuta a vivere la mia vita in pienezza, sì o no? Ecco, viviamo da risorti o viviamo un po' immersi in questo mondo con le nostre beghe,
ma Gesù è risorto, è una bella cosa, però nella mia vita tutto questo non compare. Ecco, Signore Gesù, facci comprendere le scritture, arde il nostro cuore mentre ci parli. Buona e santa domenica a tutti di Pasqua, terza di Pasqua, che i nostri occhi sappiano vedere con gli occhi della fede. Un abbraccio fraterno, ci vediamo domani per il nostro appuntamento.